Radio Maria. Trasmettiamo i doni dello Spirito Santo. Catechesi di Padre Livio. Carissimi, allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi, i doni dello Spirito Santo, e siamo arrivati al terzo dei doni dello Spirito Santo, il dono del Consiglio, che è un dono straordinario, veramente utile. Tutti i doni dello Spirito Santo sono utili, ma questo ha un'utilità particolare per quanto riguarda la vita pratica. Perché? Perché il dono del Consiglio è quella luce dello Spirito Santo che perfeziona la virtù della prudenza e ci mette in grado di capire qual è la volontà di Dio nelle situazioni concrete della vita, in modo tale da poter fare sempre quelle scelte che ci conducano al fine soprannaturale della vita, che è appunto la santità, che è naturalmente la nostra unione con Dio. Quindi è attraverso la virtù della prudenza e la perfezione della virtù della prudenza, che è appunto il dono del Consiglio, che noi anche nelle situazioni più ingarbugliate, anche nelle situazioni più difficili, ci comportiamo in modo tale da individuare, da capire qual è il passo che dobbiamo fare sulla retta via, e cioè sulla via della santità e sulla via della salvezza. Allora, questo dono del Consiglio è chiaro che è fondamentale per tutti i cristiani, perché ognuno di noi è responsabile della propria vita e quindi deve essere in grado di poter condurre la propria vita e condurla come un buon nocchiero conduce la propria nave. Così ognuno di noi, grazie alla virtù della prudenza e al dono del Consiglio, deve saper guidare la propria vita fra gli scogli, fra le onde, fra le tempeste del mondo, fino ad arrivare al golfo di luce dell'eternità. Ma se questo dono è necessario per tutti i cristiani per quanto riguarda la conduzione della propria vita, è chiaro che in modo particolare devono avere questo dono del Consiglio coloro che hanno delle responsabilità nei confronti degli altri. Questo è vero per esempio per i genitori, che devono educare i figli e indirizzarli sulla via della salvezza, sulla via
diciamo così, della vita cristiana, e devono averlo in grado ancora più grande coloro che hanno delle responsabilità. Io parlo adesso a livello soprannaturale, che hanno delle responsabilità all'interno della comunità cristiana, specialmente quelli che sono i catechisti, i conduttori di anime, e i confessori, quelli che hanno la direzione spirituale. Perché? Perché le anime che si affidano a loro devono avere quei consigli atti a portarli appunto avanti nel cammino spirituale, no? Senza senza indicare strade che siano sbagliate. E allora questo dono del consiglio è, se è utile per tutti, è addirittura necessario per tutti gli educatori, per tutti i pastori, per tutti i responsabili di anime. E naturalmente in sommo grado questo dono del consiglio è necessario per coloro che hanno responsabilità ecclesiali molto elevate, pensiamo per esempio ai vescovi e addirittura a chi ha la responsabilità di tutta la Chiesa, che è Santo Padre, il quale, le cui scelte evidentemente sono fondamentali per tutta la Chiesa, ed è per questo che Santo Padre non solo ha il dono del consiglio, ma ha un'assistenza speciale da parte dello Spirito Santo affinché tutto ciò che insegna, per quanto riguarda la fede, per quanto riguarda la morale, sia conforme alla verità. Quindi questo carisma dell'infallibilità del Santo Padre in fondo è una testimonianza sull'importanza di questo dono per tutti coloro che hanno responsabilità di governo per le anime. Ecco. Naturalmente poi questo dono del consiglio, la virtù della prudenza e il dono del consiglio sono molto importanti anche sul piano della vita pratica, della vita civile, perché è chiaro che, facciamo un esempio cari amici, dopo gli eventi dell'11 settembre era molto importante che i responsabili dell'umanità facessero quei passi atti a non creare sconvolgimenti tali per cui poi i supposti rimedi fossero poi peggiori dei mali che volevano curare. Cioè, se non ci fosse stato un comportamento comunque vigilante, ispirato alla prudenza, è chiaro che si poteva portare l'umanità verso forme di violenza poi incontrollabili. Perciò vorrei dire che la virtù della prudenza e dono del consiglio sono necessarie anche fuori dall'ambito ecclesiale, e sono necessarie anche per tutti coloro che hanno la responsabilità di guidare i popoli. Allora, questa è la panoramica di questo dono particolarissimo e importantissimo proprio sul piano pratico, e nella esposizione di questo dono dello Spirito Santo seguiremo lo schema ben collaudato, cioè la natura di questo dono innanzitutto, poi la necessità di questo dono sia per quanto riguarda i comuni cristiani sia per quanto riguarda quelli che hanno responsabilità precise, poi gli effetti del dono del consiglio, poi i mezzi per incrementare il dono del consiglio, perché i doni dello Spirito Santo sono, come già abbiamo più volte sottolineato, sono dei semi di santità che sono deposti in noi con la grazia santificante e che vengono sviluppati mediante la nostra cooperazione. Per cui dipende molto da come cooperiamo la grazia il grado di sviluppo dei doni del consiglio in noi. In questa catechesi noi dunque vediamo innanzitutto la natura del dono del consiglio. Chi ha il mio libro intitolato I doni dello Spirito Santo, siamo a pagina 32, vediamo dunque la natura di questo dono. Noi leggiamo e commentiamo queste pagine. La natura di questo dono consiste nel portare a perfezione la virtù della prudenza. E come sapete, la virtù della prudenza è una virtù valutativa con la quale noi valutiamo nelle situazioni concrete qual è la volontà di Dio e quali sono i passi giusti verso la via della santità.
E naturalmente il dono del consiglio fa sì che l'esercizio della virtù della prudenza sia un esercizio, diciamo così, perfetto. Per cui in poco tempo si riesce a inquadrare la situazione, in poco tempo si riesce a fotografare la situazione e a prendere le decisioni conseguenti. Cioè che il dono del consiglio molte volte è in grado di prendere decisioni anche difficili in poco tempo senza tormentarsi per giorni e giorni, perché molte volte, cari amici, bisogna prendere decisioni su due piedi, importantissime, delicatissime, con grandi conseguenze, e perché per queste decisioni molte volte non è sufficiente la virtù della prudenza. Ci vuole il dono del consiglio perché si possono prendere decisioni illuminate e immediate. Con una definizione un po' scolastica, ma precisa ed esauriente, lo potremmo definire un abito soprannaturale per mezzo del quale l'anima, in grazia di Dio, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, giudica rettamente nei casi particolari ciò che bisogna fare in ordine al fine soprannaturale dell'uomo. Innanzitutto il dono del consiglio è un abito soprannaturale, cioè è frutto della grazia ed è naturalmente il dono del consiglio, cari amici, non è un'intuizione geniale, è una illuminazione permanente. Quando noi diciamo di una persona, quella persona è illuminata, cioè ha l'abito soprannaturale del dono del consiglio. E questo va detto anche di tutti gli altri doni dello Spirito Santo, cioè noi diciamo che una persona ha il dono della sapienza o dell'intelletto se costantemente dimostra di essere una persona sapiente e penetrante. Non una volta ogni tanto, ecco cosa vuol dire la parola abito, vuol dire qualcosa di permanente. È un abito soprannaturale come tutti gli altri doni dello Spirito Santo. Pertanto, come già si è detto, non si tratta di una mozione transitoria dello Spirito Santo. Cioè, uno che ha un colpo di genio non è che è dono del consiglio necessariamente. Non si tratta di una mozione transitoria dello Spirito Santo o di una grazia attuale che opera in un momento particolare, ma si tratta di qualcosa di radicato. È una santa abitudine infusa da Dio nell'anima insieme con la grazia santificante. Come gli altri doni, da una parte presuppone la grazia santificante, dall'altra un'attitudine permanente dell'anima. Quindi, cari amici, il dono del consiglio è diverso da quell'illuminazione che di tanto in tanto abbiamo tutti sotto l'influsso dello Spirito Santo, ma è una capacità, cioè infusa naturalmente e comunque sostenuta dalla nostra buona volontà, di valutare costantemente in un modo illuminato le situazioni. Ecco, per cui una persona che ha il dono del consiglio è veramente abilitata a dare consigli di direzione spirituale. Chi è il dono del consiglio ed è perciò una persona illuminata e normalmente lo è sempre se mantiene il suo livello di vita spirituale, così come chi ha il dono della fortezza è normalmente forte nel combattimento spirituale e non alterna momenti di forza e di debolezza se il suo impegno nel cammino di santità rimane costante. I doni agiscono abitualmente nell'anima che si è disposta a riceverli. Quindi una persona che ha i doni, a meno che non li comprometta regredendo spiritualmente, è in grado di esprimersi sempre al livello di questi doni. Come gli altri doni, anche il consiglio opera sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e questa è la differenza che lo distingue dalla virtù della prudenza. Cioè, la virtù della prudenza è una virtù valutativa che però non ha l'ispirazione diretta dello Spirito Santo come è il dono del consiglio. La prudenza è una virtù umana che, illuminata dalla fede, ci aiuta a comprendere attraverso la riflessione e la meditazione qual è la volontà di Dio da seguire nelle varie circostanze della vita. Chiamiamo prudente la persona che di fronte a problemi concreti riflette, prega e, dopo aver molto meditato, decide qual è la scelta più giusta in ordine al fine soprannaturale, ossia decide in base a ciò che per lei è la volontà di Dio. Questa virtù, no? Comporta dunque un atteggiamento di riflessione, di analisi, di preghiera, magari di ascolto di diverse persone, insomma un lungo processo prima di pervenire a una decisione fondata tale da dar la pace al cuore.
Quindi chi ha il dono della prudenza, chi ha la virtù della prudenza, cari amici, arriva a delle decisioni anche in situazioni difficili dopo aver valutato, meditato, ponderato, fatto passare il tempo, finalmente arriva la decisione. Magari, amici, dono il consiglio è ben diverso, è quello che ci permette di decidere nell'immediatezza, come molte volte è necessario. Dunque, rispetto alla prudenza, il dono del consiglio è molto più grande ed elevato. Naturalmente presuppone la virtù della prudenza, ma è un'eliminazione da parte dello Spirito Santo, perché una persona, come per istinto, sceglie ciò che è la volontà di Dio da compiere, anche se ha poco tempo per riflettere. Questo dono, come la virtù della prudenza, permette di giudicare rettamente nei casi particolari. Nelle circostanze della vita, che continuamente cambiano e spesso sono difficili e problematiche, siamo chiamati continuamente a comprendere qual è la volontà di Dio per ogni particolare situazione e ad attuarla. Sappiamo quanto sia arduo cogliere la volontà di Dio nei casi concreti. Amici, sono delle situazioni talmente complicate che senza la virtù della prudenza e dono del consiglio non se ne viene a capo. Perché un conto è conoscere in astratto i principi universali della legge di Dio, un conto è saperli attuare nelle circostanze reali. Questa capacità di rendere concreta la volontà di Dio nelle diverse situazioni è la virtù della prudenza, ma è soprattutto la natura propria del dono del consiglio. Vediamo, cari amici, qualche esempio che ci aiuta a comprendere in che cosa consiste la presenza di questo dono nella nostra vita. Nella sinagoga di Nazaret, mentre gli occhi di tutti stanno fissi sopra di lui, Gesù applica a se stesso il passo di Isaia che annuncia il Messia ricolmo di Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. E in alcuni mirabili quadri del Vangelo, la pienezza dei doni dello Spirito Santo nell'anima umana di Cristo appare folgorante. Difatti, se noi valutiamo, leggiamo attentamente il Vangelo, vediamo come Gesù avesse in sommo grado tutti i doni dello Spirito Santo, ma in particolare il dono del consiglio. Pensiamo quanto fu illuminato il suo silenzio davanti a Erode durante la Passione. Pensiamo quanto furono illuminati i suoi gesti e le sue parole in diverse situazioni in cui i suoi avversari aspettavano solo il momento di coglierlo in fallo. Davanti alla donna sorpresa in adulterio, se avesse predicato la misericordia, sarebbe incorso nell'accusa di andare contro la legge di Mosè. Gesù allora, e qui veramente riconosciamo una diretta mozione dello Spirito Santo, si mette a scrivere per terra e poi dice: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. È ricco il Vangelo di queste risposte folgoranti di Cristo in situazioni in cui uno non avrebbe saputo cavarsela. Anche la domanda sul tributo a Cesare era insidiosa. Dicendo che era giusto pagarlo, Gesù rischiava l'accusa di essere collaborazionista nei confronti degli occupanti romani. In caso contrario rischiava l'accusa di ribellione e di istigazione del popolo alla rivolta. Il gesto e le parole con cui Gesù derime lo spinoso interrogativo manifestano l'illuminazione dello Spirito Santo. E il Vangelo è ricchissimo di queste risposte di Gesù, no? Con le quali Gesù lasciava senza parole i suoi avversari. E cioè Gesù aveva il dono del consiglio in sommo grado, riuscendo a dare risposte folgoranti in situazioni, diciamo così, nell'immediato, capito? Perché, cari amici, e questo è molto importante davvero, perché facciamo l'esempio di un confessore, no? Scusa, gli viene chiesto una
gli viene chiesto un consiglio per una situazione particolarmente complicata. Beh, il confessore non può dire prendo nota, poi magari torno fra 15 giorni, intanto io studio, penso, rifletto, capisci? Deve avere questo dono particolare di poter dare indicazioni concrete, immediate, a anime che hanno bisogno. Nessuno leggendo i Vangeli, nessuno, possiamo certamente affermarlo, con i Vangeli alla mano ha avuto in sommo grado, in pienezza totale, il dono del consiglio come l'ha avuto Gesù. Ma se noi leggiamo il Nuovo Testamento, vediamo per esempio che anche San Paolo ha risolto parecchi casi pressoché insolubili grazie al dono del consiglio. Quando stava per essere condannato in tribunale, riuscì a mettere gli uni contro gli altri, i farisei e i sadducei, appellandosi alla sua fede nella resurrezione, condivisa dai farisei, per cui questi poi conclusero che in Paolo non vedevano nulla di eretico. Quando i giudei vollero trasportarlo a Gerusalemme perché fosse là giudicato, magari con l'intenzione di ucciderlo per la strada, egli, per sfuggire alle loro insidie, si appellò al tribunale di Cesare. Sono interventi immediati in situazioni difficili e naturalmente Paolo, facendo appello al tribunale di Cesare, non solo salvò la vita, ma attuò la volontà di Dio, che era quella di essere portato a Roma. Ma anche in diversi personaggi dell'Antico Testamento spicca il dono del consiglio. Per esempio Salomone lo ebbe in sommo grado. Quando gli si presentarono le due madri che rivendicavano come proprio figlio il medesimo bambino, Salomone diede ordine di dividere a metà il piccolo e in questo modo riuscì a capire quale fosse la vera madre, ossia quella che accettava anche di separarsi dal bambino cedendolo all'altra donna, purché non gli fosse fatto alcun male. Soltanto una speciale luce dello Spirito Santo poteva portare a soluzione questa situazione difficilissima. Ancora nella Sacra Scrittura è evidente, per esempio, l'illuminazione dello Spirito Santo nell'impresa di Giuditta, quando per liberare il popolo di Dio si recò da Olofene e lo decapitò, e nella condotta di Daniele, quando giustificò Susanna dalla calunnia dei due vecchi. Ricordate che il brano di Daniele, al capitolo 13, è un brano bellissimo, cari amici, dove appunto si racconta la storia di due giudici di Israele, due persone anziane, che si erano invaghiti di Susanna, una bellissima donna, donna sposata, intemerata, della vita intemerata. E allora, siccome volevano appunto violentarla, si nascosero in giardino quando lei andava a fare il bagno e quando appunto lei si apprestava a fare il bagno, i due vecchioni, mi ha detto, cari amici, che la virtù della virtù della purezza la si conquista fin da giovani, oppure la lussuria ci perseguita fino alla vecchiaia, nessuno si faccia illusioni. Ora, i due vecchioni uscirono fuori per tentare di corrompere Susanna, anzi di violentarla, e la minacciarono dicendo o tu cedi ai nostri desideri, oppure noi diciamo che qualche giovane è stato qui con te. Susanna resistette, si affidò a Dio. Allora che due giudici di Israele si misero a urlare dicendo scandalo, scandalo, abbiamo trovato Susanna con un giovane ed è fuggito. Ci fu naturalmente, a quei tempi l'adulterio era punito con la lapidazione, e Giovanna e Susanna fu condannata alla lapidazione per questo che era ritenuto un gravissimo peccato. Ebbene, cari amici, allora il giovane Daniele entrò nel processo e con una intuizione straordinaria dall'alto riuscì a salvare Susanna interrogando separatamente i due vecchioni, dicendo tu sotto quale albero dici di aver visto Susanna? Ecco, lo disse un albero, non so, terebinto, per esempio, no?
un altro dopo chiamò l'altro vecchio e gli disse: tu sotto quale albero hai detto? E quello disse: un altro albero. Ecco, e così si evidenziò che l'accusa era falsa, che i due vecchi mentivano, e quindi furono puniti e Susanna liberata. Ecco, questo è un tipico caso, cari amici, del dono del consiglio, cioè quella illuminazione dello Spirito Santo in situazioni difficili, quella illuminazione immediata grazie alla quale si trova la via della salvezza, la via della volontà di Dio, in un modo immediato. E sottolineo questa espressione immediato, perché quello di stare lì a pensarci su, far passare il tempo, preghiera, passa il tempo, la preghiera, poi consigli, chiedi consigli, è tipico della virtù della prudenza. Cioè questa laboriosità per arrivare a una decisione è tipica della virtù della prudenza. Invece questa capacità di decidere bene, perché se si decide male allora no, ma questa capacità di decidere bene con incisività in poco tempo in situazioni difficili è tipico del dono del consiglio. Quindi, cari amici, concludiamo dicendo che il dono del consiglio aiuta a risolvere situazioni che di per sé sarebbero insolubili alla luce della sola prudenza umana, anche quando è illuminata dalla fede. Vedete quindi, cari amici, com'è importante, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso I doni dello Spirito Santo, catechesi di Padre Livio.